Bentornati da vostro Werewolf. Come ben sapete, siamo sempre su Redfall 2 e ieri abbiamo finito la missione 3. Oggi inizieremo la missione 4 con voi. Penso che alla fine di saga di Redfall 2 metterò anch'io la cam. Vediamo, non lo so se vi rivelerò ancora la mia identità. Ho avuto qualche problema con l'editing e vediamo di rifarlo, perché devo ancora imparare un po', ragazzi, sono le prime armi. Lo faccio per piacere, lo sapete che non lo faccio per i soldi. Un bel pollicione in su, scrivete nei commenti qualcosa se vi interessa qualche altro capitolo. Comunque sapete i capitoli che vi porterò, ve l'ho già detto, negli altri video. Per quelli che forse non hanno seguito ancora gli altri video precedenti, io dirò, porterò Assassin's Creed Origin, porterò, penso, Ace Combat, un gioco di ieri che mi è piaciuto molto, altre missioni con il mio clan di Arma 3. Trovate il link nel sito di descrizione di YouTube. E niente, continuiamo la missione e vediamo che succede. Registro di Cooper. Il nostro viaggio attraverso l'impianto sperimentale delle MC Dynamic doveva essere una scorciatoia per evitare alcune zone pericolose, ma non è stata una buona scelta. Non prenderemo più scorciatoie. Siamo arrivati alle coordinate del punto di incontro con il Major Anderson. Ora dobbiamo trovare e ottenere delle risposte. Ok, nessuno può sapere cosa succederà dopo. Ok, interessante. Vediamo un po'. Pilota, il Maggiore Anderson è qui. Perlustra questa struttura, ci vediamo dall'altro lato. Non farti prendere di nuovo, PT. Ok. Eviterò le scorciatoie. A tutte le squadre che lavorano all'analisi dell'arca, fare rapporto alla sala conferenze per la presentazione del generale Martin. Grazie. Tipo una specie di flashback, una roba del genere. Però non penso che lui era qui. Non so come cavolo faccio a vedere. Bisogna mantenere la stabilità. State dimenticando che Edmund è della sua parte. Quindi se dobbiamo usare. Cos'è successo? Ci sono distorsioni in questa struttura e sembrano causare una spaccatura nel tempo. Finché non avremo ulteriori informazioni, attenzione. Una spaccatura nel tempo? Come funziona? Non si sa. La SRS della milizia ha riportato vari casi su altre. Le forze della milizia, con decisione, salvaguarderemo l'esistenza della razza umana, ampliando i suoi confini. Grazie per il discorso di interrotto la discussione con BT. Ricordate, le credenziali di identificazione devono essere sempre segnalate al personale di sicurezza automatizzato. Cos'è questo posto? L'IMC possiede numerose strutture di ricerca scientifica in tutta la frontiera. Tuttavia, questa è diversa da quelle note alla milizia. Quante di queste strutture esistono? Negli 8 mesi precedenti all'operazione Broadsword, la nona flotta della milizia ne ha catturate e distrutte più di 29.
rilevo segnali della mia traccia dati in quest'area. Probabilmente le distorsioni influenzano le mie scansioni. Sembra tipo le creature quelle là di Avatar. Non so, mi sembra che abbia abbastanza cose. Nessuno di questi resti corrisponde al profilo genetico del Maggiore Henderson. Forse è ancora vivo. Consiglio di controllare l'atrio della sala di accoglienza. Ti accompagnerei, ma purtroppo il mio telaio non passa dalla porta. Bella sfondi, eh. Che fortuna. Rilevo sarcasmo. Sarcasmo per far dei coglioni. Minchia, l'ho polverizzata. Se la sazia vuol dire che c'è un motivo, prendiamola. Analizzerò il casco del Maggiore Henderson per ottenere dati cruciali per la missione. Recuperalo. Ah, questo è Henderson. Minchia, l'hanno messo un amico. Henderson è morto, ma ho preso il suo casco. Al contrario di lui, sembra essere intatto. Bel lavoro. Se mi porti il casco, lo analizzo per ottenere dati importanti. Ricevuto. Se mi procuri il casco di Henderson, lo analizzerò. Con la morte di Henderson, il comando dell'operazione speciale 217 passa nelle tue mani. Congratulazioni per la promozione sul campo, Cooper. Briefing della missione di Henderson dal comandante Sarah Briggs della milizia SRS. Maggiore Henderson, due settimane fa abbiamo intercettato le comunicazioni dell'IMC. Hanno trovato qualcosa su Typhon. Un'enorme esplosione di energia è stata scaricata in questa posizione, creando distorsioni temporali. Voglio la SRS sul posto affinché si infiltri nella struttura. Ricevuto. Troverò delle risposte. Questo dispositivo da polso recuperato nell'operazione Grizzly dovrebbe proteggerti. Sappiamo che l'IMC ha ingaggiato Cuban Plisk e i suoi mercenari per proteggere qualcosa di importante lì. Perciò sii prudente. E Henderson, sai quanto mi piace scrivere verbali di morte, quindi non agire da solo. La SRS è una squadra. Pilota, i dati raccolti dal Maggiore Henderson sembrano incompleti. Abbiamo il dovere di proseguire e portare a termine l'operazione speciale 217. Dobbiamo individuare il dispositivo da polso di Henderson prima di procedere. Non ho visto nessun dispositivo su Henderson. Sarà sull'altra metà del suo corpo. Rilevo una breccia nell'edificio dei servizi di sicurezza. Ti fornirò l'accesso. Io resto qui a esaminare la struttura anulare. Tu raccogli informazioni nell'edificio e trova il dispositivo perduto. Bene, la prossima volta potresti lanciarmi. Ricevuto.
radar avanzati. Ricevuto, reti laser attive. Ho inviato un team a indagare. Ecco qua che si è finito il primo checkpoint. Non si c'è esplosione energia rilevata su Typhon. Intercettazione e comunicazione di VMC Ares, scoperta archeologica non identificata. Infiltrarsi nella struttura su Typhon. Raccogliere informazioni, fonte esplosione energia, fare rapporto a Sarah Briggs. Va bene. Piace. Che cazzo sono inficcato qua però, eh? Io qua così lì non c'entra. Oh, figo. Chiedete al personale non bellico e ai gruppi di ricerca di procedere direttamente al più vicino punto di accesso per il rifugio d'emergenza a causa. Cooper, ho trasferito funzioni della mia IA al tuo casco per permettere la comunicazione attraverso i salti temporali. Ulteriori reti laser attivate. Blocchiamolo. Bersaglio aperto. Controllo. Stabilito contatto con l'intruso, ma il suo movimento è irregolare. Che cazzo?
andarcene. Non ci fermeremo. Il test deve essere completato. Pilota, un frammento del registro danneggiato di Henderson potrebbe essere utile. Attivo la riproduzione. Henderson, registro 341. L'IMC ha trovato qualcosa in grado di piegare lo spazio e il tempo. Sicuramente non l'hanno costruita, ma la stanno ripristinando. Qualunque cosa sia, potrebbe essere catastrofica. È una bomba nucleare. Passo e chiudo. Oddio quei merdosi schifosi come le zanzare. Io qui devo andare da qualche parte, no? Ah, di qua. Mi piace. Henderson, registro 342. La fonte energetica dell'arma da piegamento si chiama Arca. Perfezionato l'involucro. Figata sta. Questo è vuoto. L'arca deve essere altrove. Passo e chiudo. L'arca è pronta per la consegna ed è diretta alla camera dei test. Fanculo. Guardate voi non per i coglioni, eh. Avviate gli anelli esterni. La sequenza del test inizierà non appena l'arca sarà in posizione. Guarda che roba. Guarda come si fa lavorare sto.
gioco. Guarda, ecco, si sapeva che cadevo. Vabbè. Forte sto gioco, forte. Aspetta. Adesso ci sono anche i nemici. Porca troia. Contengono una grande quantità di energia residua. Questa era la destinazione finale dell'arca. Il piano di Anderson indicava una missione di ricognizione vicina al centro degli anelli attivi. Se vuoi che faccia? Se otteniamo la traccia energetica dell'arca, la flotta della milizia potrà rintracciare la sua posizione nel presente. Ci possono trovare praticamente. Aspettate. Guarda. Oh. 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 Di questo pianeta per fare un test. Questo era solo un test. Uno dei nostri pianeti è il prossimo. Vogliono colpire Harmony e hanno modificato la linea temporale. Sara deve avere queste informazioni. Harmony, chi no? Ho trovato. Registrazione del maggiore Anderson. Cooper, in base alla tua perlustrazione, forse ho un piano. Ci vediamo fuori. Grazie. Personale di sicurezza automatizzato. Soggetti militari che ora appartengono agli MC. Hai visto come ha fatto boom? Fase 2. Raggiungimi agli anelli per eseguire la scansione della traccia energetica dell'arca.
questo qua. I comandi per estendere il ponte agli anelli. L'ho segnato sul LAD. Modalità pilota attivata. Sembra che a causa delle azioni che hai compiuto in passato, i restanti sistemi di sicurezza automatizzati siano ostili verso di noi nel presente. Comandi del ponte sul LAD. Devi estendere il ponte prima che il banco di prova dell'arma da piegamento esploda. Automatica energia gruppo più possente, razzi precisione, blocco di spingere. Ok. Al diavolo i protocolli di sicurezza. Avviate il test, ora! Ricevuto, non permettere all'intruso di raggiungere l'arca per nessun motivo. Stai mancando. Betty. Oh. Si è fermato nel tempo. Eccolo Betty. Bella sta scena, ragazzi, ci sta. Guardate, guardate che gira. No, beh, stupenda sta roba. Bella strada.
Bene, pilota, scansione completata. Come ha scoperto Anderson, l'IMC vuole distruggere Harmony, il pianeta della milizia, con una versione a dimensioni reali di quest'arma. Non abbiamo ancora finito, pilota Cooper. Dobbiamo informare la flotta. Bene, questo è tutto ragazzi, questa è stata la quarta missione, nel prossimo episodio ci sarà la quinta e alla prossima, dal vostro World Wolf, mi raccomando pollicione in su, arrivederci.